Eccoci Eccoci qua. Buonasera a tutti. Sì. qua. Aspettiamo che arrivino un po' di persone. Ok. Tanto salutiamo, visto che abbiamo iniziato la diretta, cominciamo a salutare. Buonasera a tutti, bentornati nel salotto virtuale. Benvenuto Enrico Bresciani, fondatore della Fucina degli Artisti Emergenti. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti. Iniziamo a fare la nostra chiacchierata tra amici. Innanzitutto, devo dire, mi scuso subito con te perché con Anastasia, dal fatto che ti ho fatto tribulare con l'articolo che te l'ho mandato all'ultimo secondo, sei stata molto brava a pubblicizzarlo, a pubblicarlo in un brevissimo tempo. Io sono settimane un pochettino frenetiche queste. Siamo vicini alle ferie, un po' tutto. Si sono accavallati parecchi programmi. Dopo, naturalmente, colgo anche l'occasione per salutare tutti gli artisti che fanno parte della Fucina e anche quelli che non fanno parte della Fucina. Gli artisti emergenti, magari anche scusandomi con loro se magari delle volte tardiamo a accettare rispondere o a mettere i loro brani nella playlist. Lo facciamo dedichiamo il nostro tempo libero a questo progetto e quindi non è un nostro lavoro, ma non perché questo è un lavoro, lo facciamo volentieri, abbiamo la passione di farlo e vogliamo cercare di soddisfare tutti. Dopo possono succedere dei leggeri ritardi, vabbè, quelli sono, ma cerchiamo di recuperare sempre. Com'è nata la cucina? Allora, la Fucina, diciamo che è nata, adesso se dovessi dirti la data esatta, ti racconterei delle frottole. È nata l'inverno del 2020, è nata un po' come sta nascendo un po' tutto, non dico per caso, ma quasi, nel senso che io sponsorizzando un gruppo che sono Itaema e quindi cercavo gruppi dove si potesse postare appunto musica emergente, di artisti emergenti e sono incappato in questo gruppo che allora adesso parlava era sempre con un titolo di sempre su quanto riguarda gli emergenti insomma, ma il titolo se non me lo ricordo era un altro, avevo un'altra dicitura al loro titolo e in più prometteva cose, boh, cose un po' che non riuscivo a capire cosa potesse, chi, ma comunque era bloccato. Avevo postato due o tre canzoni, visto che queste canzoni erano bloccate lì, e niente, ho guardato un attimino e cercavo un amministratore, ho detto, ma sì, dai, facciamo una cosa, prendiamo, ho parlato con il frontman dei treni, ho detto, ascolta, proviamo ad avere un altro canale per sponsorizzare la musica e sono partito così, ho cominciato a sponsorizzare, ho fatto qualche post, ho ridato vita un attimino al gruppo e da 200 persone che erano circa siamo arrivati a più di 1000, 1000 e passa quello che è, insomma, secondo me è quello il problema. E da qui è nato un po' tutto perché non è da seguire, ho sempre seguito, ora ho sempre seguito i ragazzi, ma seguendo loro ho sempre seguito anche i vari festival dove c'erano altri cantanti, altre band, eccetera, eccetera, sempre di musica emergente. E ho sempre apprezzato questo mondo. Se avessi le possibilità, avrei subito una casa discografica, li scritturerei tutti, però purtroppo
purtroppo, vabbè, intanto facciamo questo, cerchiamo di... E in poche parole, partendo da un gruppo mi sono trovato, non dico a gestire perché non li gestisco io, ognuno è libero di fare quello che vuole, ad avere tanti altri artisti che facevano parte di questa grande famiglia. Naturalmente io sempre non ho mai cercato di andare contro altri gruppi, su Facebook ce ne sono talmente tanti, di portare via, diciamo, la clientela, di portare via membri. Ho sempre cercato di collaborare, ho sempre cercato di, infatti collaboro con un altro gruppo, perché l'arte ha bisogno di collaborazione, gli artisti hanno bisogno di collaborare tra di loro per mille cose, per mille dubbi, per mille, insomma, si può aiutare a vicenda uno con l'altro. Infatti pian pianino, con questa filosofia del no scontro, ma aiutiamoci tutti assieme a cercare di portare qualcosa di nuovo, perché vedendo, se guardiamo i programmi televisivi, se ascoltiamo le radio, eccetera, eccetera, propongono sempre la stessa cosa. Nessuno ha il coraggio di prendere, io li chiamo ragazzi e ragazze, artisti, chiamiamo artisti, ma non è problema di età, eccetera, eccetera, e di proporre la loro arte. Dopo la Fucina, naturalmente, non è nata, l'ho sempre detto, non è nata solo per la musica. La tonda della musica in questo frangente ha preso un po' il predominio, perché è molto più semplice propagandarla, eccetera, eccetera. Ma la Fucina è sempre aperta un po' a tutti, ci sono scrittori, ci sono poeti, ci sono pittori, e vabbè, a parte la fotografia, eccetera, eccetera, purtroppo ce ne sono pochi. Infatti, anche in questo caso, ho sempre cercato un aiuto. Io sono, come dico sempre a tutti, non sono signor nessuno, il mio lavoro è tutt'altro. Do il mio, c'ho del tempo libero che lo dedico agli artisti, a pubblicizzare la loro arte. E cerco sempre, ho sempre cercato anche nella mia vita, insomma, di essere quella persona che unisce per cercare di far nascere progetti. Lavorare, come si chiamano, in bicicletta ci sono quelli che devono vincere, ci sono gli altri, se non mi viene in mente il nome, che fanno lavoro sporco e portano... Quello ho sempre preferito fare, infatti non ho mai voluto fare vedere la mia faccia, eccetera, eccetera. Ma comunque, a parte tutto questo lungo preambolo, eccetera, eccetera, e, come ti stavo dicendo, è nata questa, la Fucina è nata per accogliere appunto tutti gli artisti di tutta l'arte, il bello dell'arte. E la Fucina, appunto, come il simbolismo della Fucina, perché ferro, fuoco, eccetera, eccetera, dove si fatica, dove un punto, un posto dove l'artista può proporre. Può proporre la sua arte per capire, per avere magari dei pareri, non lo parlo del sottoscritto, ma pareri tecnici o pareri da altri artisti, perché nascono tutte queste collaborazioni. Dio, ne abbiamo solo uno, una volta c'erano i greci e c'erano i romani che avevano tante divinità, quindi ho voluto fare questa storpiatura grammaticale che tanti me la rinfacciano. Dovrebbe essere dei, tanti mi scrivono, sì, vabbè, ho capito, sono un ignorante, come era Celentano, il re degli ignoranti, e sono ignorantone, quindi ho voluto mettere dei, questo gioco di parole, perché gli artisti sono delle divinità. Questo diciamo è
la storia di tutto, diciamo, da come è nato al nome. Dopo, come ho detto, io non sono nessuno, non prometto niente. Ho sempre avuto girando un pochettino, un po' propagando i ragazzi che seguo, eccetera, eccetera. Vedo ci sono tantissima brutta gente qui, l'ho scritto anche nel occhio ragazzi, ragazze, artisti, c'è tantissima gente che sfrutta sulla vostra arte. Ho avuto una discussione con qualcuno, nel senso che fanno sti presunti contest o presunte prove con personaggi tra virgolette che sono famosi, e tutte le volte ti domandano i soldi. Io a uno di questi dissi: ma scusa, ma perché domandare soldi? Io posso capire, mi domandi 20-30 euro, siamo in tanti, paghiamo un service, ok, quello ci può anche stare, ma lucrare sulla mia partecipazione, sono capace anch'io a fare i soldi. Prendo 1000 artisti, domando 200-300 euro a testa, io ho svoltato il mese. Se ogni tanto faccio così, fai venire uno presunto importante, specchietto della lodole, ma così non va. Bisogna proporre l'arte e cercare di investire sugli artisti. Dopodiché mi sto dilungando un attimino, dopodiché interrompimi quando vuoi. Io quando parto, e dopodiché è nato l'idea per quanto riguarda la playlist musicale. Ho avuto altre idee per cercare di proporre anche gli altri tipi di arte, naturalmente facendomi aiutare da chi era dentro, ma per il momento non ci sono riuscito, eccetera, eccetera. Vabbè, i progetti sono tanti in piedi e continuano ad andare avanti. Sicuramente dico subito che non dirò tutti i progetti. Ci sono tanti progetti, mi piace fare un passettino alla volta e quando dico una cosa, come ho detto prima, non mi piace vendere le chimere, non mi piace, non sono una sirena. Quando dico una cosa, siccome metto la faccia, mi piace che se dico una cosa è quella. Quando prometto, la promessa è una cosa che non si può rompere. E stavo dicendo appunto che è cominciato a nascere Spotify, poi ci siamo allargati su Instagram, abbiamo creato un gruppo per cercare di questa collaborazione anche. Spiccia, qualcuno qualche artista mi aveva chiesto di fare un gruppo su WhatsApp, invece l'abbiamo fatto su Telegram perché mi sembra un pochettino più funzionale, in modo tale che è nato tutto questo, diciamo, questa simbiosi, anche con gli artisti che ci sono dentro, ci sentiamo, eccetera, eccetera. Adesso, grazie anche. E la radio è venuta anche la radio che ricordo. Innanzitutto questo faccio vedere, questo è il nostro logo, si vede giusto? Eccola qua, la fucina degli artisti emergenti, questo è il nostro logo e ci trovate, come ho detto, faccio il marchettone, eh? Ci trovate sia su Facebook sia su Instagram, e abbiamo anche un gruppo di Telegram. Sono problemi al video. Scusa? Sono problemi al video. Non mi vedi? Prima si era interrotto il video. Ah, ok, può darsi il collegamento. Forse internet. Mi vedi? Quindi il logo si è visto, eccetera, eccetera. Ok. Dopodiché, col tempo è nata questa radio, che è nata ai primi di giugno. Mi ha mandato un messaggio da parte del loro direttore artistico, che saluto, ciao Fabio Melisi, mi ha chiamato e come ho scritto è stato proprio un colpo di fulmine, nel senso che mi ha proposto il loro progetto, ci siamo sentiti,
fanno parte sempre di una web radio network che è questa, ma la radio dove noi abbiamo il programma è questa qui, che è M come Emergenti, tutti andiamo in onda tutti i giorni a partire dalle 11 e a partire due volte al giorno e a partire dalle 19. Mi ha proposto il suo progetto. Io odio le radio, ascolto quando vado a lavorare, ho 15-20 minuti, ci sono tante radio famosissime che in 20 minuti propinano, riesci a ascoltare 20 secondi di canzone, c'è pubblicità e è tutto parlato dai speaker. Questa radio ha il coraggio di proporre musica tutta Emergente. B, è musica, 100% musica, un po' di pubblicità, quella c'è, ovvio. Speaker proprio zero, quasi zero, ci sono. E in più quello è una radio, come detto, è nata in questo a giugno, il 3 di giugno, è una radio che vuole dedicare degli spazi anche a talent, anche ad eventi, non solo io sono della provincia, abito sul Lago di Garda, ad esempio degli altri. Questa radio è di Bergamo, non solo nella nostra regione, ma anche in tutta Italia, cerca di proporre eventi in cui vengono trasmessi. Questo è naturalmente anche in tutta questa crescita sei arrivata anche tu, un viaggio, uno spettacolo, che mi hai chiesto di collaborare con te. Quindi, come ho detto prima, noi siamo nati per collaborare e oggi naturalmente, lo dico io, se vuoi dirlo tu, dillo tu, presentiamo la cucina, naturalmente presentiamo il sottoscritto, anche se non sono un bel uomo, eccetera, eccetera, non sono interessante, però, a settembre faremo una rubrica appunto sugli artisti che fanno parte della... Diamo parola a loro, non a me, a sottoscritto. Sì, per settembre. Io sono un gregario, ecco, non mi veniva prima la parola gregario. Ti sei bloccato il video, ripeti, scusami. Per settembre organizzerò un palinsesto per i... Ti sento male, scusami, ma ti sento molto male. Mi senti? Sì, ripeti, per favore. Dicevo, per settembre organizzerò un palinsesto più ricco. Ok, quello sì, esatto. Adesso lasciamo che le persone si rilassino un attimino, ci sono le ferie, mare, lago, montagna, quello che è. E dopodiché cominciamo qualcosina di interessante. Naturalmente invito tutti sempre a seguire il blog, andare a leggere gli articoli, sono veramente interessanti, in un viaggio nello spettacolo. Seguitelo. E se c'è qualcuno, e qui facciamo, giustamente dobbiamo fare anche un po' di pubblicità, se c'è qualche sponsor che vuole aiutare un viaggio nello spettacolo, benissimo, tanto venga, ben venga, giusto? Dobbiamo fare, gli appelli vanno fatti. Qual è l'artista che ha fatto da apripista il tuo progetto? Ma te l'ho detto, l'artista che ha fatto, ho voluto fare aprire un canale per i Trenema, e dopodiché si sono collegati tanti altri artisti, e che vengono tutti questi artisti, ti ripeto, io vengo da Brescia, Lombardia, insomma, questi artisti vengono da tutta Italia, da chi viene da Torino, chi viene da Palermo, chi viene da Napoli, da Pesaro, da Roma, eccetera, 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 eccetera.
la playlist prende tutti gli artisti di tutta Italia, tutti, e non è una playlist focalizzata su un genere musicale, è una playlist aperta a tutti, non precludiamo l'ingresso a nessuno, sarà l'ascoltatore che darà le sue preferenze, eccetera, eccetera. Vogliamo sempre migliorarci, quello sicuramente, e con la collaborazione naturalmente con tutti gli artisti, e nella nostra playlist, vi dico nostra, nel senso di tutti noi, troviamo tutti i generi musicali, dal trap, dall'hip hop, rap, R&B, dal pop, dal rock, dalla classica musica melodica napoletana, dalla musica folk, un po' di tutto. C'è l'imbarazzo della scelta in base alle preferenze che ogni persona musicale naturalmente ha. C'è l'imbarazzo della scelta. Io invito di andare ad ascoltare tutti naturalmente. Ti vuoi farci ascoltare qualcosa? È che mi ha bloccato un pochettino, sono collegato col cellulare e c'ho Spotify che è bloccato, c'ho qualcosa ma di musica non riesco, per il momento non riesco a fartelo ascoltare, c'ho un po' collegamento oggi che fa un po' il birichino, e comunque posso ricordare, dopo mi dispiace dire qualche nome e magari dimenticare qualcuno, ci sono vari gruppi come i Morisco, come gli Anima Nera, come i Manerva, come tanti altri, dopo ripeto, adesso non me li sono scritti tutti, sarebbe bello ripeterli tutti, sono più di 100 artisti, mi dispiace veramente col cuore riproporre tutti i nomi. Invito gli ascoltatori a andare sulla nostra, magari su Spotify, e andare a ascoltarli. Che sono tutti veramente in gamba, vari generi, come ho detto prima, e io bene o male ormai tra programma radio che lo ascolto tutti i giorni, sia quello diciamo tra le 11 e mezzogiorno e quello della sera, le ascolto tutti un po' su Spotify, dopo mi mandano le canzoni, me le fanno ascoltare, insomma bene o male, non faccio copia e incolla, ma cerchiamo sempre di ascoltare tutti, perché ci domandano sempre dei pareri. Dopo io sono nessuno, il mio parere vale come gli altri, insomma. Questo è. Oggi si pensa poco alla qualità della musica. Che ne pensi? No, non ho capito, scusa. Ogni tanto oggi guarda. Oggi dico, si pensa poco alla qualità della musica. Ma allora, parlare di musica in Italia, ti ripeto, guarda, la musica è... Allora, qui si apre un panorama che fa paura. Allora, a me non piace sparare a zero su nessuno. Partiamo dagli artisti, dei artisti che sono presenti nella fucina. Allora, molti trovano difficoltà a proporre la loro musica facendo dei live. Un po' il periodo che non è stato favorevole, adesso un po' si è aperto, ma non è solo il periodo, è dato anche dal fatto la gente gli piacciono queste cover band. Io non sono contrario alla cover band, per l'amor di Dio, però se vado a vedere la Gioconda, voglio vedere la Gioconda reale,
non vado a vedere la Gioconda pitturata da Enrico Bresciani. Non è le cover, le cover band, ci sono degli amici che sono anche nelle cover band, mi spareranno se vedono questo, e sono anche delle famose. Le cover band non è la morte della musica, perché non è la morte della musica, quando si propone musica è sempre bello, però proporre qualcosa, cioè le persone sono abituate ad ascoltare qualcosa di un altro. Prendi il biglietto e vai a ascoltare, se ti piace Vasco vai a ascoltare Vasco, Vasco è Vasco, gli altri cover band, vabbè. E c'è un po', diciamo, questo modo di, non hanno il coraggio chi propone feste eccetera eccetera, anche loro di accontentano un pochettino il palato, vabbè, facciamo le solite cose, per dire venerdì siamo andati a suonare, non io, ho accompagnato il treno nazionale, è arrivato subito uno, ma cosa siete? Il solito gruppo che fa le cover di Vasco Rossi e Ligabue? No, facciamo musica. Oh, finalmente! Qualcuno, però sono una minoranza, propongono, cioè gli piace sentire qualcosa di nuovo. E ripeto, negli artisti della Fucina ce ne sono tanti che, faccio un esempio, Julian, che lui è un ragazzo di Palermo, propone, si lamentava appunto di questo, lui propone musica strumentale abbinata al teatro. E purtroppo non è semplice, è un po' una, deve proprio piacere l'arte per apprezzare una cosa, non perché faccia cose, ma non è molto, se la maggior parte, diciamo, del pubblico ama le cover band, o come dico io tra virgolette, appena sentono, ma lo vediamo anche in televisione nei vari programmi musicali, la maggior parte mettono due o tre parole in spagnolo, la base un pochettino caraibica o musiche un pochettino che fanno subito successo. Diciamo che purtroppo il mercato italiano sulla parte musicale non offre, secondo me, a parte i grandi di una volta che anche loro dalle volte io dico, ma quella sera lì, io te lo dico in dialetto bresciano, dire niente fa, translate, non aveva niente da fare quella sera lì. Cioè, ho visto delle volte anche Sanremo così, ho visto certe cantanti caspiterina che cioè mi piangevo da ricordandomi grandi, pur di prendere qualche soldo, pur di stare, scusami la parola, ma fanno di tutto per accogliere proposti, invece che magari avere il coraggio di andare a trovare qualche novità e riproporla, fare loro da cassa di risonanza. Invece continuo a riproporre la loro musica, anche per dire che ascoltiamo Vasco, ascoltiamo Ligabue, canzoni che ormai non hanno più, io dico mi piace l'idea dell'artista. Non è importante come canta, come logico, dopo uno che è del mestiere, eccetera, eccetera, può affinare, può sistemare, va più nel dettaglio, però l'idea di quello che proponi mi piace, di ogni artista. E vedere certi artisti che sono amati da tutti, continuare a riproporre sempre la solita minestra non è il massimo. E dopo basta con questa musica, facciamo la nostra musica italiana che è bellissima, musica latina, scoppiacciamo la musica latina, perché la gente appena sente un attimo di musica latina comincia a ballare. Dopo c'è, per dirti anche tutti questi talent che ci sono, da X-Factor, tutte quelle cose lì, non mi hanno mai appassionato più di tanto, perché l'artista
l'artista, essere artista è una cosa diversa che essere uno che va lì, canta una canzone, karaoke, sei bravo, non sei bravo. Essere artista è qualcos'altro, scrivere le canzoni, scrivere i testi, scrivere la musica, gli arrangiamenti, eccetera, eccetera. Gli artisti che quando li sento parlano sempre di queste cose, di come fare gli arrangiamenti, dove scrivere, dove andare, in che studio andare, e un po' ci si dà un po' una mano a vicenda, perché appunto scrivere una canzone è molto complicato, non è una cosa che prendo una canzone di un altro, la canto e basta. Ci sono tante cose dietro che prima di immettono una canzone nel mercato. E naturalmente io spero, ripeto, come ho detto prima, non mi piace mai parlare male a nessuno, perché ogni cosa ha il suo lato negativo e il suo lato positivo. E come i Maneskin, che non amo, non apprezzo, vabbè, ma è una cosa, però quello che mi piace è che sono giovani, vediamo se qualche, non dico meglio, eccetera, eccetera. Stiamo divagando un po' troppo nell'ambito musicale, però se questo traino musicale fa sì che ci sia proposto qualche altro musicista, non solo loro. Ho i miei forti dubbi che in Italia ci sia un po' questo coraggio di non è un mercato come gli Stati Uniti o un mercato come la Gran Bretagna, dove troviamo band, cioè, come i Green Day, che erano giovanissimi. Qui in Italia, quando si esce, a parte i Maneskin, la maggior parte sono sui 30 anni, quindi diciamo un gruppo. Cercare di sponsorizzare, cercare di far conoscere band giovani, non è nel nostro stile, nel panorama musicale italiano, secondo me. Dopo magari sto dicendo una marea di castronate, però diciamo questo è il mio pensiero, ed è giusto così. Ognuno ha il diritto di dire quello che pensa e di essere ascoltato. Questa è la mia filosofia di vita. Non mi piace la gente che urla. Difatti, dalla politica mi sono allontanato parecchio, perché non mi piace vedere programmi dove la gente comincia per far vedere che loro dicono la cosa migliore, cominciano a gridare e gridano senza ascoltare l'altro. Non mi piace. Tieni la voce bassa, quando ho finito, prego, parli tu. Dopo, se mi piace, se non mi piace, non mi piace, punto. Però non precludo, non metto delle barriere, non precludo il pensiero di un altro. Cosa pensi delle case discografiche? Allora, case discografiche, ci sono tantissime case discografiche in Italia. Ci sono, diciamo, come ho detto prima, ho ricordato le major, che quelle sono quelle con i contratti milionari, una volta con le lire era miliardari, ogni tanto mi sbaglio, non so. E poi ci sono tantissime anche case, diciamo, minori o indipendenti, eccetera, eccetera. Dopo dipende sempre l'artista che cosa vuole. Secondo me, una casa discografica, pur piccola, certo, uno che va a una casa discografica come le major, vabbè, quello ha tutto, ma diciamo, parlando nel nostro piccolo, i vari artisti, insomma, ma l'altro giorno mi ha chiesto proprio di questo fatto, va bene. Sono gli Anima Nera, che saluto, anche ogni tanto mi vengono in mente tutti i nomi, e chiedendomi, infatti, stavano pensando se era meglio accasarsi in una casa discografica o avere il classico manager,
eccetera, eccetera. Consiglio che do è che cosa volete voi. La casa discografica sicuramente da aiuti per quanto riguarda qualsiasi cosa, dalla fatturazione per quanto riguarda, qui andiamo proprio sulla fatturazione per quanto riguarda quando fanno i loro concerti o i loro spettacoli, in base agli introiti che hanno, in base alle canzoni che hanno, che vengono passate per radio, per Spotify, eccetera. Insomma, e in più cercano di propagandare i propri artisti, sia nei vari gruppi che nelle varie radio, che ce ne sono tantissime di web radio. E questa è un'ipotesi. Il problema, come ho detto prima, è trovare dove. Ok, io propongo la mia musica, ho il mio telefonino, ho il mio computer, vado su un gruppo, ecco la mia musica, c'è YouTube, c'è questo, c'è quello là, ci sono tanti posti dove postare le proprie canzoni, però il bello del contatto con il pubblico, il bello di suonare dal vivo, forse magari se uno vuole percorrere questa strada, magari io consiglio di trovare qualche manager, questi adesso non mi viene in mente praticamente il nome, però insomma che riescono a trovarti diciamo luoghi dove tu possa suonare dal vivo. Queste sono le due, diciamo le varie scelte che un artista può fare. Mi scuso sempre con tutte le arti, che dato che la fucina non è aperta sulla musica, però in questo momento diciamo ci occupiamo soprattutto di più di musica. E qui lancio un altro appello, chi fa parte della Fucina, come la Fucina è nata per collaborare, se avete delle idee, eccetera, eccetera, da portare avanti, scultori, mi rivolgo a scultori, mi rivolgo a pittori, mi rivolgo a scrittori, eccetera, eccetera. Ben lieto di accettare i vostri suggerimenti. E magari cercare di attuare assieme, perché appunto l'arte Invece è. No, scusa. la musica che nasce su Facebook, gli artisti che nascono sui social. No, beh, ce ne sono tantissimi, ce ne sono. Non pensavo. Sì, dal vivo ne segui, ce ne sono. Ho avuto l'occasione di conoscerne qualcuno delle mie zone, anche diciamo delle regioni vicino dalle mie zone, eccetera, eccetera. Questo Facebook, YouTube, Dailymotion, insomma, tutti questi Spotify, tutti questi mezzi hanno, in poco tempo si riesce ad arrivare a tante persone. Naturalmente non è semplice, nel senso, io metto una canzone su Spotify, pom, me l'ascolto in tantissimo, bisogna un attimino, e oggi bisogna perderci tempo, come su YouTube, e tutti questi gruppi che nascono su appunto su Facebook possono dare una mano, insomma, quando sono un attimino in relax, ogni tanto faccio passare, ascolto le canzoni, vado a vedere, vado a sentire, perché ti ripeto, è una cosa che mi piace, anche se diciamo il mio mondo, faccio vedere la maglietta, no, io non sono un fan di questi, mi piace il modo, perché io sono il numero 21, mi piace la maschera, io porto anch'io una maschera, tutti noi portiamo una maschera, qualcuno per vergogna, qualcuno no. E per nascondersi, qualcuno no, però. Il mio mondo, diciamo, è l'hard rock, c'è sempre stato l'heavy metal, eccetera, eccetera. Però ho sempre apprezzato tutti i generi, genere musicale, mi piace ascoltare tutti i generi musicali. Ecco perché
mi piace ascoltare. E poi oltretutto, come ho detto prima, l'idea che propone l'artista. Non giudico, ripeto, non mi piace giudicare, non mi piace dire tu canti. Posso magari dire, guarda, dare un mio apprezzamento, nel senso, o mio, non apprezzamento, scusami, un mio consiglio come magari migliorare o quale parte migliorare, se la musica, la registrazione, eccetera, eccetera, se accetto, se può essere, ripeto, non sono del mestiere, però magari qualche consiglio lo posso dare. E niente, però ripeto, mi piace l'idea dell'artista, di quello che propone, anche non è una questione di come canta, come continuo a ripetere, ma di quello che dice, di quello che di, della musica che fa, quando canta, come si muove, che cosa, come si veste, eccetera, eccetera. Tutto questo mi piace, perché ci sono tanti artisti che stanno portando delle novità, ma sono bloccati in questo altro girone. Ci sono i gironi dove ci sono tutti, dove girano tutti i vecchi cantanti, vanno a ripescare le vecchie glorie, perché non so, perché forse quelle nuove non sono così brave. E li sentiamo gira rigira nelle radio, nelle televisioni. Jimi Hendrix non si tocca. Jimi Hendrix, sempre per l'amor di Dio. Jimi Hendrix. Però dico, giusto uno spazio, ma giusto uno, bisogna che le radio e le televisioni abbiano trovato delle persone con un cuore così, e soprattutto un coraggio di proporre la musica. Dopo sarà lo spettatore, chi ascolta, a decidere se quello vale o non vale. Però bisogna avere coraggio, e continuo a ripetere, coraggio, coraggio di proporre la musica. E mi dispiace un po' dire artisti emergenti. Sto perdendo un po' il vizio di dire emergenti, perché tanti artisti sono tanti anni che sono, ne ho conosciuti parecchi. Tu stai facendo il salotto, per dire, questo inverno ho avuto un'idea, sempre con il treno, abbiamo fatto il salotto dei Trenema e abbiamo intervistato praticamente musicisti che parlano con musicisti. Intervistavano altri musicisti di vari, sempre di vari generi, ed è stato molto carino, e ho conosciuto veramente grandi artisti, sia di cosa proponevano, sia dei filmati, dei video, le idee, di quelle idee veramente belle, veramente belle, a poco costo, a poco gra idee grandissime a poco costo, perché nessuno di noi ha dei budget a fisa, qualcuno magari vale la fortuna, ma la maggior parte degli artisti non hanno grandi budget, e appunto fanno andare le meningi, e fanno andare veloci per trovare le idee migliori per proporsi. E quello a me incanta sempre. Dunque, sono d'accordo. Io non vedo nessuno, se c'è qualcuno alla chat, tu dimmi. Che sono al telefono, ma alla chat. C'è qua qualcuno che vuole farci delle domande? O... Qualcuno l'ho già letto. Scusami? Qualche domanda l'ho già letto nei commenti. Ah, io purtroppo non vedo nessuno. Eccoli qui, quindi tanto salutiamo chi, Susi Cappellaro, la saluto sempre, la saluto, non ci conosciamo, la saluto molto volentieri, visto che è Giuseppe Trento, che
vedo che ci stanno seguendo. Carmine Sbarra, dimmi se dimentico qualcuno. Non sono questo. Molto gentile che ci sta seguendo. Ho visto una bella domanda, se sono favorevole ai concerti online. Sì, sono favorevole, favorevolissimo, anzi un'idea che c'era balenata qui ragazzi era di fare un concerto in una maratona, io l'avrei definita maratona, cercando di mettere tanti cantanti, tanti artisti di tutta Italia collegati, magari con Twitch si poteva dare una mano, noi avevamo fatto su Twitch eccetera eccetera. Il problema che era sorto era la qualità del suono, perché se io ascolto una canzone, ok, il video meno male mai viene si vede. Il problema è la qualità del suono, che purtroppo deve essere migliorata. Quindi un po' dopo c'è stata questa apertura eccetera eccetera, sono iniziati qualche live e questo discorso è rimasto un pochettino, questo sogno è rimasto, cioè i sogni che si rimettono un attimino in cantina, ma sono sempre lì. Ho altri sogni che come ho scritto in intervista, non sto qui a, che non sono tanto sogni, che stanno pian pianino si stanno un mattoncino che va uno sopra l'altro, cercare di trovare persone che naturalmente io da solo non riuscirei a far tutto, persone che collaborando riusciamo a mettere su qualcosa di carino, naturalmente step by step, passo dopo passo. Non mi piace fare il passo più lungo della gamba, rovinare tutto. Chi va piano va se ne va lontano. Sì, sì, no, ma non... dopo ti ripeto, io non mi è mai piaciuto, quando le promesse per me sono solenni, quando io prometto una cosa è come se fosse incisa nella carne, nel senso, se ti prometto una cosa è quella, non sono un bottagabbana. Non mi piace, e quindi prima, se voglio, se quando prometto che si fa qualcosa, dopo lo si attua. Non mi piace, ti ripeto, come ho detto prima, ci sono tante persone che speculano sull'arte degli artisti con mille eventi che ispirano solo soldi e non li porta da nessuna parte. Non li porta da nessuna parte. Voglio cercare di creare qualcosa nel tempo che magari non venga più gestito neanche da me, per l'amore di Dio, che venga gestito anche da altri, tanto meglio, in modo tale che io mi possa dedicare male ad altri progetti, ma che proseguono nel tempo e sia un appuntamento fisso. Quello sicuramente. E vediamo. Qualcosina, qualche diciamo contatto ci sono stati qua. Dopo sai parlare, quando si parla tra persone che hanno voglia di fare qualcosa, perché qui si tratta sempre di persone che bisogna prendere classiche manichine e tirarsele su, e ci sono tante persone che hanno voglia di fare qualcosa, che desiderano fare qualcosa e mettere assieme magari si riesce a dar vita, a dar luce ai tuoi progetti. Dopo è logico che ci vogliono, oltre che le gambe, ci vuole la testa e ci vuole anche il portafoglio, però adesso vediamo un attimino. Intanto, in pochi mesi, la fucina, meno male, sto propinando collaborazioni a tanti. Ripeto, siamo su M, come andate ad ascoltarsi il nostro programma M come Emergenti, che è solamente musica, non mi sentirete mai parlare,
anche grazie alla radio, per il momento, e che non ho detto prima, scrivo dei piccoli articoli riguardo i componenti, gli artisti della Fucina, una piccola presentazione che va sempre, viene postato sul sito, sempre di M come Emergenti, ogni giovedì. Vediamo se oggi riesco a farlo, perché questi giorni ho avuto parecchio da fare. Ho iniziato l'articolo, non dico mai di chi, articolo, vediamo, presentazione una presentazione, e vediamo se riesco a mandarlo per questa sera, o al limite verrà fuori venerdì, vabbè. Comunque ho anche questo. Naturalmente, grazie anche alla radio, ci sta cercando pian pianino di proporre, ripeto, step by step, sempre qualcosina di nuovo. Le idee ci sono, eccetera, eccetera. Anche grazie a te, che adesso, come ho detto prima, voglio ricordarlo ancora, che è nata questa collaborazione. Come tutte le collaborazioni che sono nate con la Fucina degli Artisti Emergenti, sono nate così tra persone, ci siamo sentiti e ci siamo parlati, e abbiamo trovato subito l'intesa. Quindi mi piace quello che fate, quello che proponi, e naturalmente oggi, vabbè, diciamo, il programma è Un viaggio nello spettacolo, il salotto di un viaggio nello spettacolo è dedicato alla Fucina, e quindi al sottoscritto. Ripeto, io sono un gregario, non mi piace, anche se per farmi star zitto dovete abbattermi per farmi star zitto, però no, non mi piace, ti ripeto, sono un gregario, mi piace lavorare sotto e mettere avanti le altre persone. Unire persone per appunto far nascere dei progetti interessanti. Questo è la mia idea, diciamo, la mia filosofia. Non so, ci sono altre cose. Intanto saluto Domenico. Buon anno, gli faccio pure gli auguri, che sono maschi. Faccio anch'io gli auguri a Domenico. Buona. Ciao Domenico, e grazie di essere qui. Anche lui ha un format suo. Sulla Fucina, benissimo. Ma ho sentito una persona, mi sembra Domenico, avevo parlato, mi sa, Domenico, avevo parlato, mi sa, con lui, sì. Parlato, quando dico parlato, se non sbaglio, Diretta adesso sotto. ci siamo sentiti sempre su classici messaggini, anche se preferisco parlare a voce, però vabbè, il tempo moderno ci dà queste agevolazioni, e niente, io sono sempre disposto a creare, ripeto, nuove collaborazioni per aiutare gli artisti, non solo nell'ambito musicale, ma di tutta, io la chiamo sempre bello dell'arte, mi ripeto sempre, ma il bello dell'arte, per aiutare un po' tutti, per dare un palcoscenico. Magari un giorno riusciremo a diventare uno tsunami degli artisti. Almeno magari spacchiamo questo immobilismo culturale, artistico, che c'è un po' in Italia. Magari qualche novità, qualche cosa nuova esce. Sarebbe interessante, cosa dici tu? Sì.
non le solite facce, ma non perché non voglia vederle, ma perché le idee è come se fosse, vi dico sempre, è come se fosse un cerchio. Siamo in 3-4 persone in questo cerchio, anche se siamo acerrimi nemici, ma a forza di stare in questo cerchio, dopo a forza di dire le cose va a finire che, diciamo, tu, anche se la pensiamo in maniera diversa, a forza di ripetersi, va e va e va, diciamo tutti la stessa cosa dopo. Invece il bello dell'arte, il bello della cultura, eccetera, eccetera, è cercare di aprirsi e vedere e scoprire nuove tendenze. Ci sono stati grandi periodi musicali, dagli anni 60, agli anni 70, dove sono nati grandi gruppi, dove appunto c'era forte apertura e quindi non si precludeva, si riusciva a ascoltare. Sento disturbato il microfono. Sento il tuo, come un ronzio sento. No, sento un ronzio. Adesso non so, provo a cambiare le cuffie che magari sono io. Scusa un attimo. No, lo sento ancora, non sono le mie cuffie. C'è un ronzio sotto. Io non so se gli altri spettatori lo sentono. C'è un leggero, come se fosse disturbato, come se si fosse qua. Non sarà mica le major o quelli che stiamo parlando che ci stanno disturbando. Allora questi qua, con i test di Ming Chun. Adesso li sistemiamo noi. Voi parlate, parlate. Adesso noi vi disturbiamo. Intanto faccio vedere i loghi, tanto che. Eccoci qua, il logo della fucina. E questo è la radio dove andiamo in onda. Mi copro io. Quando vedete questi loghi, naturalmente. Come dico sempre, ascoltate tutte, ci sono tante web radio, ascoltatele tutte, che propongono musica. Ecco, è andata via, ecco, meglio adesso. Si può ascoltare la radio. Anche Bonanno sentono questo ronzio. Sento molto male, c'è questa qui interferenza sotto. Prova a togliere le cuffie, prova a staccare le cuffie. No, non ti sento se stacco le cuffie. No, perché c'è questo ronzio sotto, come un'interferenza intergalattica. Stanno arrivando gli alieni. Pensate che io ero pronto per un'invasione, ho detto facciamo le guerre stellari, porco cane, è arrivato il Covid. Ho sbagliato profezia, come profeta, come Nostradamus faccio schifo. Chiedevo dove si può ascoltare la radio con Google. La radio, guarda, c'è il suo link, però basta, guarda, è semplicissimo. Ci sono, basta andare su classico Google, scrivere M come emergente, il placato, ti si apre la pagina, sopra c'è pop-up, pop-up, adesso mi si, che
clicchi sopra e ci sono 3-4 radio, vai su MMZ e ascolti, se no semplicissimo, scarichi Web Radio Italiane, l'app della Web Radio Italiane, a pagina 24 la trovi. C'è sempre questa interferenza. Mi senti tu? Senti quello che dico? Ok, cioè, sento questa interferenza sotto. Sembra una trasmissione tra navi aliene. Non è ora del whisky, vabbè, adesso beviamo l'acqua ancora. Sono amante del whisky, quindi ogni tanto piccolo bicchiere, dai. Non bisogna mai esagerare. Non bisogna mai esagerare con niente. E come ho detto prima, la radio si può ascoltare in vari modi, con link andando su M come emergenti, pop, a sinistra, in alto a destra la pop up, vengono fuori le quattro radio, o se no scarica a pagina 24 scaricando l'applicazione web radio italiane e le trovate a pagina 24. Semplicissimo. Se no, se volete ascoltare gli artisti, Spotify, la fucina di artisti emergenti, che è sempre questo simbolo qui, e lì trovate tutti gli artisti. Dopodiché, a uno se gli piace un artista più che un altro, da lì si può andare a conoscere gli artisti. Spotify, il bello di Spotify è anche quello che si riesce ad andare a conoscere meglio l'artista. Vediamo se riusciamo a... No, non ti sento più. Mi senti adesso? Io sì, tu? Sì. È che purtroppo, scusami se ti continuo a ripetertelo, ma sento questa ronzio sotto, questa interferenza che ho visto anche, mi sembra Domenico che ha detto che la sente anche lui, no? Che disturba un pochettino la trasmissione. Pensavo di essere io con... Ogni tanto... Sparisco, è bloccato tutto. Si blocca il video. E sono piccoli... I piccoli guai... Piccoli guai della diretta, dai, vabbè. Non stia... Con i nostri mezzi riusciremo a... Continua, vediamo se riusciamo a... Ho acceso il... Ecco qua, dai. Che no, con questo non ho... Però faccio vedere un attimino. Ecco, vediamo. Vai. Aspetta, parte la musica. Allora, aspetta che vi faccio vedere. Scusate. Riesci a vedere? Qua siamo su Spotify. Ok, vediamo se non riesco a fare il reverse con questo qui, scusatemi. Questo è il nostro... Sono andato col PC su Spotify. Mannaggia, inquadrare, faccio come cameraman, faccio letteralmente schifo. Proprio, ecco qua. Questa è la nostra playlist. Che adesso ti dirò, facciamo non si sente più, c'è qualcuno che ho visto sul
Ha scritto non si sente più. Che si era interrotto il video prima. Comunque faccio questa, vabbè, parte, vediamo se mi parte la carta. Qui sono in casa, eh. Senti la canzone? Sì. Ok. Questa è la prima canzone che trovate sulla nostra playlist di Spotify. Qui gioco in casa perché queste sono felicità dei treni. Ma si è aperta lei, non voglio fare tante pubblicità. Poi abbiamo un altro cantante che si chiama Fabio Nardini. Abbasso il volume, teniamo come musica come sottofondo. Ok, abbiamo Fabio Nardini, adesso te li elenco un po' tutti: Gianni Manera, Inemos, Rachele Luini, Giuseppe Tropea, Boggia, Paola Ferri, Off Topic, Radice Cubica, Clovis, Kikes e Crash, Emanima, Tempi Inversi, e mi manda le storie una volta al giorno, minimo 2-3 volte al giorno, grande, Amba Santarelli, Il Cappellaio Amato, Atena, Mad Max, questo non è italiano, Albert Taste, Alice, Luca Sorrento, Ia Cipiter, Paola Ferri, Roberto Scavo, Genova Resi, Giovanni Troppini, Gio Conti, Cinzia Conso, Licia San, Gianni Lucarelli, Memo, Simone Sartini, Naixo, se ti stufo dimmelo, Giovanni Turcio, Sube, San Bernardo, Giangla, Giamixa, Giampix, Da Zero, Ioma, Imanevac, Yeti, Federica Neglia, Dim, i napoletani Only Small Crew, grandi questi, diavoli buoni, mi piacciono, fanno musica hip hop, cantata un po' in italiano, un po' in napoletano, mi sembra piaciuta, Electro Bio, questi Colors, Umberto De Cicco, Mitume, Moccia, Tumore, Rutigliano, Aurelio, D'Innocenti, Carolus, Malisungo, Ove, Belfiore, Lucido, Il Morisco, Ianima, Idea, i Donkey Monkey, questi, Rea Confessa, Max, Zero Argomenti, Frank Julian, quello che dicevo prima, che fa un grande progetto strumentale con abbinata al visivo, nel senso a teatro, Cigno e qui c'è la Gola Seca, più tanti altri, tantissimi altri. 163, lo vedo adesso per la prima volta, grazie a te, con 163. Quindi sono veramente in tanti. Io lo so, scusami, ma sento sempre questa interferenza sotto, non so che cosa sia, che rompe le scatole. Intanto sta andando la playlist, pensavo. Questo è Fabio Nardini. Si sente la musica? Sì. Macchine pazzesche di Fabio Nardini. Comunque invito di andare ad ascoltare, perché sono tutti bravi artisti. Io ormai li conosco e invito voi ad andare a conoscerli.
Dopo naturalmente invito tutti a iscriversi, artisti, non artisti, artisti di tutti i generi, alla Fucina, per appunto per farci conoscere i loro lavori, conoscere non solo a noi, a tutti, quando sia, e ci trovate sia su Facebook e ci trovate sia su Instagram. Chi vuole anche, c'è il gruppo di Telegram, appunto per queste l'abbiamo fatto nascere appunto per queste collaborazioni, per sentire i pareri, per sentire come registra uno, dove va a registrare, come registra, se serve qualche, se a qualcuno che va a suonare gli serve qualche band, eccetera, eccetera. Insomma, un aiuto continuo. Io spero che chi ci sta ascoltando in questo momento riesca a sentire bene, non abbia il ronzio che io ho nelle orecchie io, perché mi dispiace, perché è una bella chiacchierata, e un'ottima chiacchierata, anche se sembra quasi più un monologo, però da parte mia, però spero che sì, riusciate a sentire tutto quello che stiamo dicendo, e magari in sottofondo ascoltare, riusciate ad ascoltare le canzoni che man mano si stanno girando dalla Fucina degli artisti. 163 brani, come ho detto prima, e circa più di 10 ore di musica, quindi si è fatto un viaggio, partite dal nord Italia, arrivato al sud, e mi sa che tornate ancora al nord, ascoltando sempre la playlist della Spotify della Fucina degli artisti a me. Quindi non dico che sia un record, però ok, era giusto, Susi, purtroppo i guidi tecnici ci sono dappertutto, anche nei migliori studi anche noi purtroppo abbiamo dei piccoli inconvenienti. L'importante è che ci sentiate, e se avete qualche domanda fatemela pure, senza nessun problema. Siamo qua per fare una chiacchierata appunto tra amici, e naturalmente dando un appuntamento sempre. Voi, mi raccomando, un viaggio nello spettacolo, appuntamento fisso, ascoltate, andate sempre ad ascoltare quello che vi viene proposto, e naturalmente interagendo con le vostre, con le vostre interessi, le vostre domande. Con un viaggio nello spettacolo ci sarà a settembre, ricordo, l'appuntamento fisso, adesso naturalmente sarà da decidere quando, come e perché. Comunque, un appuntamento fisso, non con il sottoscritto, che è meglio, e con i comari, con gli artisti che parlano loro della loro musica, vi fanno ascoltare la loro musica, vi fanno e conoscere appunto tutti i vari artisti che collaborano con nella Fucina. Che bella. No, guarda, io ti ripeto, ascolto anche quando lavoro, logico, quando lavoro non riesco sempre ad ascoltare, soprattutto la sera, quando sono a casa che porto i cani a fare un giro, anzi saranno là fuori che mi stanno aspettando, anche se qui purtroppo oggi piove, tanto avrei fatto volentieri questa chiacchierata conoscitiva passeggiando sul lago di Garda, per cercare
è quell'area di festa, quell'area di ferie. Purtroppo, come dicono, è più piove, a Napoli si dice piove, giusto? E purtroppo piove, una brutta giornata, anche un po' leggermente freddolosa, e sono chiuso qui in casa. Sarebbe stato bello fare questa chiacchierata con tutti voi. Qual è il cantante che ti piace di più e stimi di più? Da quanti anni fate questo lavoro? No, ho visto le due domande che ci hanno fatto. Ti rubo anche il mestiere di... cantante che stimo di più. Guarda, tutte le volte mi metto in ginocchio quando sento Jimi Hendrix, però questo è, parliamo di meteore, parliamo di stelle, parliamo di cantanti che preferisco, sono tantissimi. È logico che sia italiani, nell'ambito italiano, sia io, diciamo che ho sempre seguito di più l'ambito straniero. Mi piace più la musica, anche se Jimi Hendrix non è inglese, però mi piace di più la musica inglese. Ci sono tante belle realtà nella musica inglese, ma anche nella musica americana, soprattutto nella musica black, ci sono tantissimi grandissimi artisti. La musica, diciamo che a parte Jimi Hendrix, che è quello, ripeto, tanto di cappello, quando lo sento suonare, ascolto tutti i tipi di genere di musica, mi piacciono tutti, quindi non ho, diciamo, non sono un seguace, mi piace quello, okay? mi piace ascoltare la musica in genere. Che faccio questo, come ho detto prima, grande Chuck Berry. Salto la domanda, saltiamo un po' Chuck Berry, grande. Ma ci sono tantissimi grandi artisti nella storia, se dobbiamo stare qui a elencarli, siamo qua dei giorni interi. E anni non è che faccio tantissimi anni, ripeto, nel seguire il gruppo dei Trenema ho avuto, nel proporre la musica, mi sono incappato nel gruppo, che poi ho cambiato il nome con la Fucina degli Artisti Emergenti, cambiando anche un po' il tutto, l'appellativo di cosa del progetto che noi proponiamo. Ma neanche un anno che siamo dietro a queste cose, metti 6 mesi, dai, un po' di più di 6 mesi. Quindi no, io nella vita mi occupo di tutt'altro, parlo di vita lavorativa, faccio tantissime cose che vanno di fuori dalla musica, ma la musica è sempre stato, sono un musicista, no, ho sempre avuto il pallino della tromba, perché quando facevo elementare avevo un maestro che ci insegnava musica e lui suonava la tromba. Ho sempre avuto quel pallino lì, ma non sono mai riuscito a diventare un musicista vero, nel senso che ho iniziato a suonare la tromba, ma per problemi di denti che avevo rotto, non riuscivo a fare il si bemolle, non potendo suonarla la tromba, non riuscendo a suonarla completamente, devono finire che ho smesso. Ma ho sempre masticato il mondo delle band giovanili, eccetera eccetera, mi è sempre piaciuto quel mondo lì, ma non sono un musicista, non sono mai diventato un musicista, però vabbè, non è quello il problema. Ci sono i musicisti, ci sono tante altre cose che girano nel mondo dell'arte, che va bene. Io spero che col mio contributo di dare una mano a tutti questi. Basta occupare un attimino del tempo, non è che faccio chissà che cosa, mi occupo una parte, nelle 24 ore di
di qualcosa che mi piace, dico, del gruppo propagandando eccetera eccetera, tutti gli artisti, senza togliere niente a nessuno. E lo faccio con piacere, lo faccio con passione e basta, tutto lì. Chi è che mi ha fatto la... cosa ne pensi di Chuck Berry? Tu cosa ne pensi di Chuck Berry? Parlo sempre io, vediamo chi mi ha fatto la domanda, tu cosa ne pensi di Chuck Berry? Vediamo che cosa, se ci risponde. È giusto anche interagire con chi ci ascolta, perché così almeno è inutile sentire sempre quello che dico io. O no? Sì, sì. Cosa dice Anastasia? È bello sentire un po' tutti. In questi anni ti ho raccontato solo storie. Non so, beh, se vogliamo parlare, adesso qui parliamo della storia di Chuck Berry, parliamo della storia del rock and roll, parliamo. È un grandissimo artista americano, che vabbè, rock and roll in generale, però qui parliamo di tendenze blues, rhythm and blues, quindi sono artisti di qualche annetto fa, non diciamo di quale annetto fa. A qualcuno, se non sbaglio, e non vorrei dire una castronata, perché Chuck Berry, perché è uno dei film che mi è sempre piaciuto, che non so se ha fatto la parte anche non vorrei dire una castronata, un pezzettino di sua canzone è Blues Bada, non mi ricordo se era lui o mi sembra di sì, però adesso ricordando tanti anni che non lo vedo, mi sembra che c'era anche lui nel film dei Blues Bada, però non vorrei dire una castronata, andrò a vedere dopo se ho detto qualcosa che... I chitarristi grandissimi, lui è sicuramente stato uno, io ho avuto la fortuna da vedere dal vivo, che dici, ma un chitarrista del genere, e qui parliamo del genere blues, che è B.B. King, l'ho avuto la fortuna di vedere a vivo qui vicino a Desenzano del Garda, l'ho detto io a Salò, e ti dico che eravamo seduti su un campo di pietre, grandissimo chitarrista lui, ma la cornice non era data a un grande della musica come lui. Seduti sulle pietre avrebbe meritato molto, sicuramente molto meglio. Poi di chitarrista al mondo, a parte Jimi Hendrix, come Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton, dopo è morto Eddie Van Halen. Adesso ne sto ricordando qualcuno, ma di grandi chitarristi ce ne sono stati veramente veramente tanti, come grandi bassisti, grandi batteristi. Dopo è logico che la preferenza di ognuno di noi fa da padrona, preferisce più uno che l'altro, questo sta nel nostro piacere, quello che piace a noi, allora quello diventa uno dei migliori. Però comunque, come hai detto tu benissimo, Chuck Berry è uno dei migliori chitarristi che ci sono stati, e ce ne sono tantissimi altri, adesso no,
velocemente non ricordati qualcuno, ma adesso non mi viene in mente il chitarrista dei Led Zeppelin, mi scusi un attimino il nome, ma ce ne sono veramente tantissimi. E no, non parliamo troppo dei chitarristi, perché dopo i batteristi ne hanno male, perché i batteristi già hanno la sfortuna di essere sempre fermi e quindi non potersi muovere come fanno i vocal cantanti, ma sì, o tutti gli altri che si possono muovere. E questo un po' frustra, era un po' la frustrazione dei batteristi, anche se in una band, in un gruppo, il cuore pulsante viene sempre dalla batteria e dopo dal basso e dopo dalle tastiere, dopo dalla chitarra. No, beh, la batteria, i batteristi hanno, dobbiamo ricordarci anche i batteristi, dopo ci offendono. Dopo, visto che c'è, sì, no, visto che naturalmente sei di Napoli, tu sei di Napoli, giusto? Quindi cantante blues, rhythm and blues napoletano, che purtroppo è scomparso mai da qualche anno, come Vino Daniele. Uno, se parliamo di musica italiana, è uno dei grandi, senza, sicuramente uno dei grandi. L'ho sempre seguito, sia, ecco, forse l'ho sempre seguito dall'inizio. Mi ricordo il suo primo video, Iso Pazzeia, si può dire, e non c'è scassato gazzo. Ehi, anche se il mio è napoletano bresciano, però non c'è scassato gazzo. Ehi, va boia! È bello ricordare grandi personaggi della musica, anche della musica italiana, perché parliamo sempre di dei musicisti oltre la nostra frontiera, ma va ricordato che musicisti italiani, ma non solo musicisti, abbiamo avuto tanti compositori, tanti pittori, tanti scultori che tutto il mondo ci invidia. Infatti abbiamo le città d'arte che sono piene di turisti, non per niente. Io spero, ripeto, l'ho detto 10.000 volte ormai, spero che questo ronzio che io sento lo sento solo io, perché così almeno riuscite a godervi, insomma, quello che stiamo dicendo, anche se magari un po' vi ho stufato, che magari sono stato un pochettino ripetitivo. Ho cercato, insomma, bene o male di farvi conoscere il progetto che noi abbiamo, io e i vocalist dei Trenema, che mi dà una mano in questo, sia nella playlist, la gestisce lui. Infatti, se vedete, c'è scritto un altro nome nella, chi gestisce la playlist, perché non riesco a fare tutto io faccio il lavoro sporco. Io sto leggendo un po' delle domande che ci vengono fatte, penso di aver risposto a tutte le domande. Mi scuso se magari non ho risposto a qualcuna, ho rubato anche un po' la scena portandovi via. Fammi una domanda tu, dai. Tacci ora e non parlare più.
Solo la dico alla Pantozzi, eh. Per me la corazzata Potionchi è una cazzata, è una cagata pazzesca. Altro personaggio, non fa parte della musica, Paolo Villaggio, grande attore, grande comico. Che quest'anno ce n'è un po' di via anche dei grandi artisti, purtroppo, in questo. Oltre al periodo, scusami, di merda da Covid, c'hanno l'ultima la Carrà, ci hanno portato via dei grossi personaggi. Ecco perché bisogna sostituire questi personaggi con tutti gli artisti nuovi. Abbiate il coraggio, abbiate il coraggio. Se anche tu vuoi sentire qualcosa di diverso, cerca di avere il coraggio di andare a scovare qualcosa di diverso. La solita minestra. O mangi sta minestra o salti dalla finestra, come dicono, non mi piace. Ogni tanto è bello qualcosa di nuovo. Non si deve dimenticare la storia, non si deve dimenticare niente della storia, perché la storia ci insegna a essere quelli che siamo e a quelli che dove andremo, ma qualcosa di nuovo, senza naturalmente, è una cosa che non ho ancora detto, qualcosa di nuovo senza la mia senza che io interferisca, perché non è semplice, non so come spiegarmi, ma riusciremo a trovare un modo per spiegarsi, nel senso che tanti sì, va bene, ma vogliono metterci il cappello nelle cose che fanno gli altri. A me non piace questo, io voglio che la gente sia libera senza la mia interferenza. Se vuole sapere, vuole conoscere il mio pensiero, io lo dico naturalmente senza nessun problema, ma non voglio mettere il cappello su quello che fanno gli altri, perché è giusto che appunto la fucina, che si sudi, che si lavori appunto per proporre la propria arte, senza che qualcuno interferisca, perché interferire vuol dire bloccare, interferire vuol dire limitare, interferire vuol dire non lasciare libertà di sperimentare. Ogni tanto leggo anche i messaggi e le storie che mi mandano sui gruppi su sinistra, quindi è per quello che ogni tanto mi blocco, altrimenti i Sex Pistols non avrebbero fatto la storia se non si lascia sperimentare, o anche le Zeppelin, anche quelli, come tanto. Ricordiamo anche le PFM, dai, PFM, che anche loro, gruppo italiano, quindi ogni tanto esco dagli artisti, diciamo, non dico di emergenti, non dico neanche di serie B, serie C, però è giusto, gli artisti sono artisti, famosi, non famosi, è giusto ricordarti. Non ho capito, scusa. Ci può parlare un pochettino, perché sto questa interferenza nelle orecchie. Ho visto una domanda. La dici? Leggi tu ho visto una domanda. Ho letto già la domanda. Ti rubo il palcoscenico. Porre dei limiti, come ho detto prima, è come mettere il cappello su una cosa degli altri. Limiti di età, perché se uno è bravo a
Se uno è bravo a 10 anni, perché limitarlo? Se uno è bravo a 80 anni, adesso sto esagerando, perché limitare l'età? Un artista è un artista. Ripeto, non sono io che devo decidere. Io, con le mie preferenze, è logico che magari posso investire su un artista. Investire non vuol dire passargli sopra portandogli via tutti i soldi o derubarli. Investire vuol dire che io metto i miei denari e le mie conoscenze, le mie capacità per cercare di far conoscere l'artista che a me piace. Ma limitare è una cosa per me sbagliatissima, ma in tutto, non solo nell'ambito della musica, in tutti i campi. Già l'Italia, se ritiriamo il nostro paese, secondo me non è un paese meritocratico. Qua la meritocrazia in Italia non esiste, secondo il mio punto di vista. Vanno avanti sempre, vanno avanti i figli dei figli, dei figli dei figli. Di NN, di famosi, eccetera, eccetera. E quindi limitare, perché, anzi, non farei neanche gli artisti serie A, gli artisti serie B, cioè gli artisti emergenti, gli artisti famosi. Io farei gli artisti, dopo è il pubblico che decide se questo vale o questo non vale, ma è il pubblico, no io. Chi sono io per decidere? Io ho le mie preferenze, Anastasia ha le sue preferenze, voi che ci ascoltate avete le vostre preferenze, ma non devo decidere per gli altri. Sarà il pubblico. Giustamente, giusto. Hai perfettamente ragione, Giuseppe, ti do del tuo, non sto lì a dire Trento, no? Cognome? Trento. Che magari ti chiamo Giuseppe, mi piace, non mi piace. Quando mi danno del lei, tutte le volte quando mi dicono lei, mi giro, o del signore, mi giro pensando che parlano con un altro. Dopo invece mi guardo a me e anche lì dico, porco cane, sono diventato vecchio. E no, non mi piace, mi piace parlare con le persone e naturalmente dialogare, non dando del lei, cercare di rendere più simpatica, interfacciarsi più simpaticamente possibile. Non mi piace lei qua di su di giù. E quindi ci chiamo Giuseppe, perfettamente ragione. L'età non ha, l'arte non ha età. Perché ti ripeto, limitare vuol dire bloccare. Magari vai a bloccare la nascita di qualcosa di nuovo, di qualcosa che non si è mai visto, di qualcosa che non si è mai ascoltato, che non è mai stato proposto. E perché limitare? Dopo sarà quelli che sono dall'altra parte che ascoltano che decideranno se quello che stanno vedendo, ascoltando, ammirando gli piace. Questo secondo me deve essere sicuramente la questione principale, dare ampia libertà di proporre. Dopo se uno non è pronto, se uno non è valido, lo capisce anche lui, le persone non sono stupide, capiscono quando possono sbagliare. Sicuramente a tutti gli artisti che conosco gli dico sempre, mi raccomando, non pensiate mai di essere arrivati, c'è sempre qualcosa da imparare nella vita, continuate a studiare, quindi mi raccomando, oltre che non fidarvi delle sirene, continuate ad andare da persone che magari possono aiutarvi a migliorare la vostra proposta. Quello sicuramente è importante. Non pensare a io sono arrivato, io faccio questo,
e non faccio altro. Sperimentare in tutte le arti è importante. Le varie tecniche, i vari generi. Non bisogna porre un freno alla fantasia, un limite. Io arrivo solo lì a provare. Perché limitarsi anche come artista? Tu cosa dici, Anastasia? Perché limitarsi? Quando non faccio male a nessuno, quando non vado a ledere la libertà di nessuno, perché limitarmi? Perché devo limitarmi? Proporre. Dopo sarà chi sta dall'altra parte a decidere. Non devo decidere io. Ma devo applicarmi studiando per cercare di migliorare il mio modo di cantare, il mio modo di suonare, il mio modo di pitturare, il mio modo di scrivere. Io a scrivere sono un cane. Hai visto quello che ti ho mandato? Però vabbè, mi diletto anche a far quello, perché non mi pongo limiti. Non li pongo a me stesso e non voglio che neanche gli altri, non voglio. Volere è una parola un po' grossa. Preferisco che anche gli altri abbiano questa filosofia, tra virgolette. Sempre sottofondo si sente la musica, stanno andando avanti, pensavo che ce l'avevo bloccata, invece se sentite la musica sottofondo, qui proprio è la playlist, non è dedicata solo a un genere. Qui i generi musicali spaziano dalla allora mi condivido sulla pagina. Sì, ok. Dalla musica nu metal, che non è molto famosa. In Italia la musica nu metal è un po' più famosa negli Stati Uniti e nei paesi nordici. Però vabbè, anche in Italia ci sono i suoi stimatori, dal rhythm and blues, dal classico hip hop iniziale italiano, dalla musica pop, rock, insomma elettronica, un po' di tutti i generi. Un po' cerchiamo di accontentare, a me piace, anche se lo mangio poche volte, per la mia dieta, tengo la dieta, quindi il gelato, riuscire a mangiare un gelato con tantissimi gusti, in modo tale da accontentare un po' tutti. Grazie Giuseppe, che la pensi come me. Siamo in due, da stasera siamo in due che la pensiamo alla stessa maniera. Grazie Giuseppe, sì. Io ormai sto parlando con Giuseppe, anche se lui mi manda il messaggio, siamo in due che la pensiamo in questa maniera. Se si semina, qualcosa si raccoglie, magari, sai, col tempo. Prima che qualcuno mi fermi o mi ferma, magari riusciamo a far cambiare le cose, o cambiare no, a migliorare un po' il panorama, un po' cercare di farlo diventare un po' più variegato.
mi